Eccoci qui, buonasera, buonasera ragazzi, ci siamo. <ride> come buonasera, va? Sì, buona... Ma Carlo, Scrovello, Lorenzo? <ride> no, è schermo nero. <ride> <ride> no, Spettacolo. 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 Il bello della diretta. Vabbè, ma, va... a, almeno ma... mi sentite? Sì, sì. Sì, pensiamo, sì. sì ma come se stessi alla radio, però perfetto. Va benissimo. Aspetta un attimo non... che provo a uscire e rientro di nuovo. Ecco, ah, va bene, caro cartello turbante avvolgibile. Raccontaci un po', che, che dobbiamo fare oggi? In, in teoria, non so, siamo qui siamo qui riuniti a celebrare. <ride> eccolo, eccolo eccolo, ci eccolo. sono, ci sono. Ecco. Vabbè, ho voluto fare una scherzetta Ciao Roberto, il grande Roberto Bandi, ciao Elisabetta, anche Alessandro oh, so. ok bene ci anche siamo nero. allora ragazzi questa sera eh, siamo molto emozionati perché abbiamo un ospite davvero speciale eh, diciamo questa diretta eh, ehm, la stiamo facendo un po ad un orario insolito perché di solito le nostre dirette sono il martedì alle 20.30 quindi magari molti eh, sono un po' spaventati eh, visto che hanno fissato l'appuntamento ogni martedì alle 20.30 magari oggi non vedranno la diretta, ma poi la vedranno all'interno dell'area degli esperti di Copiland, quindi la nostra area riservata. Eh, detto questo, presento il nostro super ospite di, di oggi. Eh, lui è stato nominato dalla stampa il papà degli ebook per aver portato gli ebook in Italia nel 2002. Quindi, ragazzi, immaginate. Eh, che grande personaggio? Quanti, quanti anni ha per aver fatto sta cosa nel 2002? Cioè, sono 20 eh, anni che... eh, Sarà un matusaleno un cioè, ce no, lo dirà lui. Che lui. La culla ha cominciato Vabbè. a fare l'ebook. Quindi, eh, è autore di ben 30 bestseller sulla crescita personale. Guarda, Nash, c'è scritto il primo: cioè, esatto cioè, <ride> bello che se la ride dietro le quinte voi non lo vedete penso che in tutti sti anni un'intervista così paracula non l'abbiamo mai avuta però tutto c'è nella prima volta tutte sì. le mie esperienze andiamo, andiamo pure di fretta che tra un'ora lui <ride> quindi veloce allora andiamo velocissimi andiamo. allora è editore di oltre mille libri sui temi dello sviluppo personale e professionale ed è considerato il più noto book influencer italiano perché ogni libro da lui promosso e pubblicato diventa in poche ore best seller numero uno su amazon quindi questa sera ci svelerà qualche segreto anche a proposito di questo è fondatore della casa editrice Bruno Editore, penso che la conosciate tutti, con cui finora ha aiutato oltre mille autori a scrivere un libro per farsi conoscere, rafforzare il proprio brand e far espandere l'efficacia del marketing del proprio business. Quindi ragazzi, rullo di tamburi, fateci vedere tanti like, tanti cuoricini, quindi facciamo <ride> esplodere questa chat e eh, facciamo entrare il nostro mitico Giacomo Bruno. Eh, eccoci. Ciao, Ciao ragazzi. ragazzi. <ride> Che ah, presentazione! Bello, bello, bello. Che presentazione! Veramente la, Lorenzo, con 20 dalla nascita. Dalla nascita, il primo libro a tre anni. <ride> Spettacolo! Ma infatti, vedi, sono gioia. Come nasce anni, praticamente. L'esperienza ha eh, iniziato presto, per forza. No, guarda, Il primo allora... libro in una media di un libro all'anno, ma negli ultimi sei mesi ne ho scritti tre, quindi sto recuperando, sto andando ancora più veloce. No. Quindi il primo <ride> libro si chiama Come imparare a nascere. Come <ride> crescere, come, come andare cresce? sul feggiolone e <ride> imparare a stare in piedi. No, vabbè, se, vabbè. Ci pensi, guarda, uno dei miei primi libri è stato quello sulla lettura veloce, perché poi i libri sono fondamentali, no? sono stati nella mia vita, ma lo sono per chiunque voglia fare crescita, imparare qualcosa. E quindi, la prima competenza è la lettura veloce. Io l'ho imparata a 13 anni. Ora, trovatemi un altro ragazzino che a 13 anni sa so. leggere i manuali di lettura veloce. Eh, è, è raro, è, è raro. difficile. Quindi... <ride> è difficile sì, sì, ti sì, distinguevi sì, già sin da ragazzino. Quindi... <ride> allora, Giacomo, iniziamo con la prima domanda e ti chiedo quando e come sei riuscito a capire qual era la tua strada, cioè l'argomento su cui volevi diventare un esperto? Eh, bella, bella domanda. Allora, premetto che eh, non mi sono fatto dire le domande prima perché volevo il bello della diretta e, e riflettere veramente su, su, su quelle domande al volo e dare risposte quindi totalmente rapide e sincere. Allora, io in realtà avevo iniziato tutta un'altra strada perché io ho iniziato con la laurea in ingegneria elettronica, quindi totalmente diverso da questo mondo. Ma quando mi stavo per laureare, era il 2002... Mi sono così appassionato ai libri di formazione. Sicuramente lo conoscete, l ho iniziato con Tony Robbins, conoscete, no? no certo, ecco, certo. i libri di Tony mi hanno colpito, mi hanno fatto vedere un mondo totalmente diverso e mi hanno fatto vedere che la strada che stavo intraprendendo non era quella giusta. Sì, mi piaceva l'idea dell'ingegneria cinque anni prima, quando avevo iniziato il corso, ma poi, dopo cinque anni, non avevo trovato grandi emozioni. Mentre il mondo della formazione mi è piaciuto un sacco e pur non sapendo che lavoro avrei fatto. Mi piaceva l'idea di, di fare, di andare in questa direzione. Di, tanto ho detto: male che vada, imparerò a essere migliore, a crescere, imparerò nuove competenze. E poi da lì ho letto tantissimi libri perché, come dicevo, ho iniziato la lettura veloce molto presto. E ho iniziato a scrivere il mio, che era la somma di tutti gli appunti che avevo preso da, dai libri di Tony, dai libri di PNL, da Bandler, Tutto quello che avevo studiato erano i miei appunti e l'ho trasformato in un libro. E poi da lì, primo, secondo, terzo, quanto trentesimo, diciamo che l'intuizione dell'ebook, quindi del libro digitale, è nata quasi per caso. Lì era la mia fame di voler leggere libri. Nel giro di pochi mesi avevo letto tutti i libri che esistevano in italiano su, sulle materie della formazione della PNL. Ho iniziato a ordinare da, dall'America. Amazon in Italia non c'era, ordinavo dall'America e questi libri mi arrivavano dopo due o tre settimane. Una roba che per me eh, diventavo pazzo perché sono impaziente. Quindi, sai scegli un argomento, vuoi impararlo? No, devi aspettare tre settimane che ti arrivi il libro. Una follia, scopro un sito americano che vende ebook. Mi innamoro. Dico, fantastico. Questa cosa. E quando ho pubblicato il mio libro direttamente in ebook, ho detto: "Vediamo, vediamo quante persone posso raggiungere direttamente online. Senza librerie, senza editori tradizionali. E, e questa cosa. Non era facile perché nel 2002 non esisteva Amazon, la gente non sapeva cosa fossero gli ebook, non esistevano gli ebook reader, non esistevano gli iPad, i tablet, cioè non esisteva niente, esisteva il computer. E al massimo c'era il portatile che pesava 6 kg, aveva uno schermo, neanche LCD, una roba terribile. Però, nonostante questo, i libri nostri, quindi i libri di formazione manualistica, hanno funzionato da subito. Perché mentre un romanzo, probabilmente su un computer brutto, non l'avresti mai letto. Il libro di formazione, sì, perché la gente era già abituata a cercare informazioni online, quindi era quanto di più simile a, a una ricerca Google, dove tutto insieme, però poi insomma il libro è strutturato in un certo modo, ti dà le informazioni giuste e, e via dicendo. Sì, Iniziato in con... Ricordo proprio che uno dei primi book che ho letto era proprio uno di quelli scritti da te, quindi... Eh sì. Probabile, i primi dieci anni ero solo, non, non ho avuto concorrenti, non c'era Amazon, Io, diciamo che fino al, mi sembra il 2011 che è arrivato Amazon Italia, quindi a portare gli ebook, il Kindle Store, non ho avuto concorrenti, quindi se hai letto un ebook uh, di formazione in, in, in. probabilmente <ride> era nostro. Eh sì, sì. Sì. <ride> ok, perfetto. Buon Giacomo. Ascolta Giacomo, voglio chiederti questa cosa qua. Dal, dal punto di vista de della tua esperienza e competenza e appunto applicazione sul campo, secondo te quali sono gli errori che bisognerebbe evitare per massimizzare quelli che sono i propri sforzi? È molto generica, eh? Allora, perché in generale eh, allora, errori da evitare. Allora, io... Io ho fretta, io ho sempre fretta. Se guardi, molti miei titoli sono veloce, tre per no, io ho, ho fretta di imparare una cosa. cioè, se io mi innamoro di un argomento, io lo imparo in una settimana. Mi ricordo eh, prima, cercavo Lorenzo online per trovare il gruppo perché non riuscivo a trovarlo. E le ultime foto che avevamo fatto insieme riguardavano roba sul Bitcoin, roba del 2017. <ride> e mi è venuto in mente di quando una volta un amico mi parla del Bitcoin e mi dice tu cosa sai del Bitcoin io rispondo nulla, eh, ne ho sentito parlare ma come una roba da fregature, eh, soldi sporchi, roba del genere. Dice studialo perché poi facciamo qualcosa. Dopo una settimana avevo letto 50 libri, avevo aperto account su Trexchange, avevo comprato bitcoin, avevo fatto transazioni, avevo provato le altre criptovalute. Cioè passo dal non sapere niente a essere molto esperto molto velocemente grazie ai libri e grazie al fare ovviamente poi leggere basta non serve devi leggere e applicare e quindi nel mio caso ho fatto tutto quello che c'era da fare e per fortuna perché era il settembre 2017 quando il bitcoin stava a 3.000 euro quindi per quanto sia sulle montagne russe sono sempre bitcoin che funzionano e ho aiutato in quel periodo molti anche Lorenzo a conoscere questo mondo perché comunque era un periodo molto buono. Sì, Quindi sì. l'errore qual è? L'errore è rimandare, l'errore è andare piano, l'errore è aspettare che tutto sia perfetto o di aver imparato tutto. Non siamo più nel mondo in cui si può aspettare. Ovviamente il mondo corre velocissimamente, i concorrenti vanno sempre più veloci di te e sono di più. Quindi anche se arriva un, qualcosa di nuovo, o lo impari velocemente o sei in ritardo. Arriva il nuovo social, TikTok, poi TikTok Now, Be, be Real, cioè non gli stai dietro alla novità. Però eh, tu puoi decidere di non stargli dietro, ma qualcun altro che ci sta dietro ti fregherà quel cliente magari su quel nuovo social. Quindi bisogna stare sul pezzo. L'errore è andare con calma. Ok, ma se secondo te come si fa a gestire questa cosa magari di... Ok, voler magari stare sul pezzo su tutto, poi magari... magari cioè, ovviamente arrivano tante cose da fare, durante il giorno siamo eh, affaccendati da mille cose, quindi cioè, come si gestisce un po' questa cosa qui? <ride> ok, eh, allora stare sul pezzo ma focalizzati, ecco, al contrario di... Eh, tanti miei amici che sono imprenditori, che invece hanno la, la serialità, l'imprenditore seriale, no? quello che, che faccio un'azienda, ne faccio un'altra, faccio una startup, ho 25 aziende, 30 aziende. Ecco, io non sono così. Io ho un'azienda da 20 anni, porto avanti quella, ho il focus su quella. Sì, ho altre piccole attività, oh, mi occupo anche di un po' di immobili, ma, ma roba da poco che non mi toglie tempo. Diciamo, la mia testa è su Bruno Editore, la mia testa è sui libri su come migliorare il marketing dei libri l'autorevolezza delle persone quindi sono sul pezzo nel mio settore, nel mio mondo perché effettivamente se provi a essere sul pezzo su più di una roba, già due sono troppe secondo me, sbagli quindi per quanto poi uno ha la FOMO, no? la paura di rimanere fuori da, da opportunità a parte quella parentesi del bitcoin che però è durata pochi mesi per quanto mi riguarda, poi l'ho delegata completamente eh, la mia testa è tutta su Bruno Editore quindi sul, sul mio business e consiglio assolutamente di fare altrettanto, nonostante il messaggio che arriva è spesso diverso, no? Eh, per carità, è importante avere più di una rendita, chiaro, perché se poi la tua attività va male, eh, stai, stai messo male, però almeno il focus, il focus che si ha su un'attività principale, poi tutto il resto collaterale, ok, lo faccio, il tempo libero, la sera, quando posso. Però Steve Jobs non è che stava lì a pensare a quante rendite farsi, era su Apple e tutta la vita, focus totale. Eh, sì, sì. questo diciamo detto da te, che hai tanta esperienza nel business, è un, un grande consiglio. <ride> ok. Ok, Giacomo, allora per mettere subito in pratica un consiglio che hai appena dato. Allora, partendo da un libro non, non l'ultimo però scrittura veloce 3 per quindi qua c'è sia veloce che 3 allora, avendo letto questo libro esattamente al segreto numero 41 dici una tecnica per scrivere un libro e noi abbiamo intenzione di metterlo in pratica coinvolgendo anche te e questa tecnica che ho parlato ora non so siccome sei re anche dalla memoria magari te la ricordi pure però dici tecnica numero 8 consiste nell'intervistare gli esperti del tuo settore Creare un libro autorevole con la trascrizione fedele di questa intervista. Allora, noi buona parte di questa cosa qua l'abbiamo già fatta, nel senso che abbiamo intervistato finora, credo, 52, 53 esperti. Di questi abbiamo fatto le trascrizioni di circa 15. La tua non l'abbiamo ancora fatta perché è, 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 è in essere in questo Il momento. Corso. E abbiamo creato anche sul nostro blog 12 articoli strapotellati dalle interviste. Ma vorremmo anche creare un libro. Quindi, sì. siccome nel libro dà il segreto, però ci mancano poi i passaggi. Quindi, sfruttiamo <ride> questa occasione e ti diciamo: dopo aver intervistato gli esperti e aver fatto le trascrizioni, quali sono i tre macro passi che dovremmo fare? E secondo te, un libro sugli esperti di comunicazione in Italia è stato ancora fatto o noi saremmo i primi? Bravo, bra bella idea. Non originale, va bella perché mettete in pratica quello che ho scritto, quindi va bene. Il passaggio che non ho scritto è quanti soldi dare all'intervistato. Ecco, <ride> non abbiamo dato mai una lira a nessuno, <ride> è sempre la prima volta, no? Giusto, giusto per settare lo standard. Eh, la liberatoria però me la farei dare per, perché se no nessuno ve lo pubblica eh, poi se ve lo autopubblicate certo. dunque, ne abbiamo un... già 13 ok 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 Bene. <ride> eh, allora i passaggi quali sono S scrivere un libro lo si fa per autorevolezza quindi mm -hmm. la, la prima cosa è voi fate un libro intervistando gli altri che sono autorevoli questo in qualche modo conferisce anche a voi autorevolezza perché siete sullo stesso piano degli intervistati cioè la percezione è quella quindi questo mm -hmm. è molto positivo. Con poco sforzo, magari vi basta fare una bella introduzione spiegando il filo guida del libro e poi vai con le interviste. Quindi mm -hmm. è abbastanza semplice così. Seconda cosa è farlo conoscere questo libro. Quindi quando dico best seller Amazon, non è perché ora dobbiamo tutti essere numero uno in classifica eh, su Amazon perché è così importante, ma è perché. Se il libro deve essere fonte di autorevolezza, non basta che lo leggano i miei familiari e i miei otto amici. Serve che lo leggano migliaia di persone. Quindi, se migliaia di persone leggono il vostro libro, automaticamente vi riconosceranno come autorevoli, avranno una percezione di voi, entreranno magari nelle vostre community, membership, compreranno i vostri prodotti, servizi, eccetera. Che poi è spesso l'obiettivo finale di chi scrive un libro. Mm -hmm. Quindi come si fa a far conoscere questo libro? Come si fa a farlo scalare? E ahimè, al di là dell'algoritmo che Amazon spiega anche come funziona, e in un altro mio libro l'ho spiegato nel dettaglio, servono numeri. E numeri vuol dire numeri grandi, perché per dirti, per fare il best-seller totale della classifica globale di Amazon, servono almeno 1000 download nel corso di un'ora. Ora, mille download già non sono facili di suo. Eh, in un'ora sono molto difficili perché vuol dire che de devi avere, come magari nel nostro caso, una lista da almeno 100-150.000 persone. Sai che magari il 20% l'apre, quindi l'aprono 20.000, e poi 2.000 cliccano e 1.000 scaricano il libro, purché lo facciano tutti nella stessa ora. Già se lo fanno nel corso del giorno, il numero viene diluito e quindi magari potrebbe non bastare. Ecco perché noi abbiamo la mailing list da 150.000 persone milioni di follower sparsi sui social, canali telegram con decine di migliaia di persone, eh, tutti i social, ma tutti, tutti, in modo che concentriamo a una certa ora i nostri lanci, per cui ne abbiamo magari 800 dalla mailing list, 500 da telegram, 400 di là, un po' dai social, ecco che fai 1000, 2000 download, 3000 download, facciamo al lancio e, e questo ti fa salire in classifica e sicuramente ti rende autorevole. Perché dopo la nostra spinta, quando tu sei primo nella pagina dei libri di Amazon, tra l'altro la classifica dei libri gratuiti, che è la pagina più visitata di Amazon, tu hai lì milioni di clienti di Amazon che comunque si vanno a vedere le classifiche, scaricano libri, quindi vai a prendere non solo i nostri clienti, ma anche tutti i clienti di Amazon che navigano su quella pagina. L'obiettivo poi qual è? E questo è fondamentale che lo mettiate nel vostro libro, è che alla fine del libro ci sia una call to action. Quindi dire, ok, ti è piaciuto questo libro, vuoi sapere di più, vuoi apprendere anche tu la mentalità dell'imprenditore? Bene, ti aspettiamo qui nel nostro gruppo Facebook, i Maghi del Copy. Oppure sul nostro sito, dove ti potrai registrare e scaricare una serie di video. Perché? Perché poi, se no i clienti rimangono su Amazon. Noi vogliamo, sì, mandiamo su Amazon per salire, prendere da qua, prendere là, ma vogliamo poi portarli in casa. Perché ovviamente Amazon non ci dà i dati dei clienti, non li dà neanche a noi editori. Quindi noi però vogliamo che quei clienti, che quei lettori diventano nostri clienti e quindi arrivino sul vostro sito, si registrino, entrino nella vostra mailing list, insomma, tutto quello che poi sapete che fa parte del marketing. L'obiettivo di un libro è sempre eh, acquisire clienti, acquisire autorevolezza, fare più fatturato e in generale, in una parola, ti direi personal brand. quindi... Eh, comunicare al mondo chi sei, quanto vali, cosa hai fatto, quali sfide hai superato, in che modo puoi aiutarli e così via. Ok, perfetto chiarissimo, grande, grande. Ragazzi, scriveteci in chat cosa ne pensate. Se vi è piaciuta la risposta di Giacomo, se un, vi è un stato Un certo Carlo Casadei che non sappiamo nemmeno chi sia, dice: Non sì, so, ma ne sta Giacomino? Eh? E <ride> che mi segue, <ride> belli commenti. Sì. <ride> Allora, okay, okay. con le domande? Sono vai, vai, vai. Vai. Bene, allora, in base a ciò che hai detto Giacomo, ti chiedo mh, se magari puoi eh, svelare a, a chi ci sta ascoltando due o tre segreti per aumentare la propria autorevolezza. Quindi hai detto già del libro, ovviamente, che contribuisce a aumentare la propria autorevolezza, però in base alla tua esperienza con i libri, con i lanci, eccetera, eh, cosa consiglieresti? Due o tre segreti che magari vuoi condividere? Allora, ti direi la prima cosa... È intanto costruire un brand costruire un brand perché? Perché tu se no, il libro non sai su cosa su cosa farlo La <ride> era lungo, va, vale, fammi leggere. Ma però sì. le questi contatti numerose. Fatti per il libro anche su. Potrebbe non bastare più, potrebbe non bastare più. Non basta quasi più neanche per noi che abbiamo una lista enorme e frutto di tanti anni di lavoro. Eh, perché comunque c'è sempre più concorrenza, persone che investono, arriveranno anche gli editori tradizionali, se Mondadori spara un libro su Amazon, comunque è sempre Mondadori. Quindi, per questo, Noi cerchiamo di stare sempre avanti anche al, quando arriverà qualcun altro, quando arriverà uno forte, avere numeri da tutte le parti. Lo stiamo facendo anche per la Spagna e per l'America, stiamo già costruendo le community, perché già oggi possiamo diventare best seller sugli amazon di tutto il mondo. Quindi sì. Allora, dicevo, il grosso segreto, allora, prima di scrivere un libro è crea il tuo brand. Perché? Perché il libro ti serve a comunicare il brand, comunicare chi sei, ma se non l'hai costruito prima è un problema. Quindi, voi siete gli esperti di copy, questo è un bel brand. Quindi eh, avete un'immagine, eh, un nome, no? un'identità anche ben caratterizzante, <ride> e, però con un'idea chiara, il copywriting. Allora, voglio imparare il copywriting, vado da loro, cerco di capire cosa fanno, eccetera. Allora, poi lo trasmetti, poi fai il libro sul copy, no? Ci sono dei passati, non puoi fare il libro prima di aver capito chi sei, eh, se sei il primo della nicchia, se devi creare tu una nicchia. Spesso chi, chi si rivolge a noi, diciamo, insomma, esistono già 8000 avvocati in Italia, ok? E tu in cosa sei specializzato, in cosa sei diverso dagli altri? Ah, io sono l'unico avvocato esperto, eh, so, in, nei ricorsi Equitalia, come il nostro Carlo Carmine, no? Ha fatto un libro sui ricorsi Equitalia. 3.000 download al lancio, 300 sono diventati suoi clienti, a 10.000 euro a consulenza ha fatto 3 milioni di euro nei primi sei mesi con un lancio di un libro gratuito che però ha fatto 3.000 copie e ha convertito un sacco. Quindi, brand chiaro, devo sapere cosa ti sto comunicando. Scrivo il libro e poi c'è un altro tassello importante che è uscire sui giornali. Ecco, vedo che è una cosa trascuratissima, forse perché ho forse ho qualche anno più di voi, forse eh, non sono neanche così sicuro. <ride> di, me non, di me è capace che siamo coetanei. <ride> io, io ne ho 45, però... Io ho 44. Allora siamo lì. <ride> eh, noi, noi veniamo da, vuoi, dalla carta stampata, quando il giornale aveva una potenza incredibile. Oggi i giovani, i giornali non sanno neanche più cosa sono, non vanno in edicola, non vanno in libreria, si leggono al, se leggono le notizie vanno sul Corriere, ma se no le loro notizie arrivano dai social. Quindi uscire sui giornali però è una cosa che dà tantissima autorevolezza. Ora, io non sono per la carta stampata perché l'editore digitale non ama la carta stampata. Quindi, paradossalmente, uscire sulla Repubblica Cartacea non mi serve a niente perché non, i miei lettori non stanno lì, i miei clienti non stanno lì e non me la posso neanche rivendere: non c'è un link, non c'è niente. Lavoriamo tantissimo con i link, quindi con le uscite. Eh, su Lanza, Lanza è l'agenzia italiana numero uno e anche in Europa è la numero uno uscire su Lanza vuol dire avere una autorevolezza una credibilità eccezionale dal giorno uno vuol dire posizionarsi su Google come SEO entro due minuti dall'uscita su Lanza tu sei primo su Google con la parola chiave che vuoi quindi una potenza che va proprio fuori dall'ordinario, piuttosto che la DN Cronos, News, insomma le varie agenzie di stampa da cui poi si dipanano i giornali, le testate, i blog, i quotidiani quindi uscire su questa agenzia vuol dire uscire un po' su tutta Italia, su tutti i giornali. E quando una persona ti cerca e quindi dice, OK, bello, ho visto che c'è questo libro, ho visto questa pubblicità, ma fammi capire chi è Lorenzo Raniolo. Cerco su Google. Anzi, invito tutti quelli che stanno ascoltando, ad andare poi su Google a cercare il proprio nome e vedere cosa esce. Perché se non esce niente è un problema per il brand, se esce solo i profili social, mm è un po' moscetta. Se invece escono il tuo libro, i tuoi video, i tuoi articoli del blog, che parlano ovviamente cioè nel vostro caso del copywriting, cioè devo vedere e Google mi deve confermare che sei un esperto, i giornali mi devono confermare che sei un esperto. Se vedo Lanza che parla di Lorenzo, di voi tre come i maghi del copy, cavolo, vedi, allora non sono dei truffatori. Poi non è detto, ma la percezione è quella, quindi avere una fonte autorevole che parla bene di voi. Questo è fondamentale. A quel punto hai deciso il brand, hai scritto il libro, sei uscito sui giornali, arriva la comunicazione sui social. Io vedo, vedo invece che spesso si parte dai social. Le web agency ti dicono, ok, cosa fare? Beh, inizia a fare il profilo su Facebook, su Instagram, su TikTok, inizia a fare i video, fai un video al giorno, ma sono tutte cazzate. Se non hai il brand, non hai un libro a cui rimandare le persone, non hai niente da far vedere, non hai autorevolezza, sì puoi fare tutto quello che vuoi, tra tre anni forse hai qualche follower in più. Ma no, non è business questo: non puoi fare un milione di euro così. Il milione lo fai, dico il milione perché è sempre l'obiettivo dei miei libri, dei, dei miei progetti. Ma anche spiego come fare un milione nei, nei miei libri: è avere numeri chiari, poter fare pubblicità, mandare le persone a scaricare un libro, eccetera. Allora, sui miei social sono presente un po' su tutti i social, anche riciclando i contenuti va bene, specie ora che i social sono tutti uguali, fai un video verticale di un minuto, lo metti su TikTok, sui reel di, di Instagram e di Facebook, sei a posto. Però i social vengono alla fine, cioè i social vengono dopo, quando hai i contenuti, quando hai il libro, quando hai fatto il video sui social, fai il reel, dici beh non vuoi saperne di più, scarica il mio libro, li mandi su una pagina che è fatta in un certo modo, c'è cioè il book funnel, ti do il libro in omaggio, entri in un ecosistema di informazioni, Così ha senso, così anche il traffico organico viene finalizzato bene o se hai soldi, budget da investire in pubblicità sui social, sì, vanno lì dove, dove ha senso che vadano. Ecco, manca tutto questo in generale. Vedo aziende che investono, fanno pubblicità, li mandano su un e-commerce, non convertono niente perché non hanno lavorato sul brand, sulla formazione. Cioè, vedo un gran caos in giro. Per fortuna, visto che così abbiamo meno concorrenti. <ride> no, direi che sono dei consigli molto utili. e Quando tu parli di eh, scrivere magari il libro e poi eh, uscire nei giornali, eccetera, eh, ovviamente eh, quando esci nel giornale devi parlare del libro poi ovviamente nel, oppure parli in generale della tua storia, eccetera. Allora ti, ti dirò di più: sui giornali non ci esci senza un libro, cioè prova a mandare un comunicato a un giornalista non ti caga minimamente perché ne riceve migliaia al giorno. Quando tu mandi la notizia di un libro in uscita, quel comunicato finisce nella sezione cultura, nelle agenzie di stampa, quindi passa e viene pubblicato quasi sempre. Quindi è, è essenziale avere e parlare del libro. Questo forse è il, il più grosso trucco per uscire sui giornali, dovrei fare un libro solo su questo, ma oh, senza no. il libro è veramente difficile. Cioè, o hai un ufficio stampa che ti sponsorizza, conosce il giornalista, allora ti organizza l'uscita, ma se no in autonomia è difficilissimo. Cioè, Sull'Ansa è impossibile, se guardi invece le nostre di Ansa, vedrai che siamo nel canale cultura. Quindi sì. C'è una domanda che chiede. Il local, se... è local eh, business fornire un libro gratuitamente, Frozen Cartaccio? Sì, 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 sì. Sui mille libri che abbiamo, abbiamo tantissime attività locali. E mi viene in mente adesso uno che ha un negozio di prodotti per celiaci a Caltanissetta. Quindi ah. dici, cioè, è lontano, è, è fuori. Allora, libro sulla celia che è facile. Si chiama: Ecco Michele Mendola. Ha fatto il libro primo mese: 10.000 euro di vendite nel suo negozio fisico locale. Chiaramente è un imprenditore, si è, si è svegliato molto velocemente da questo punto di vista. Ha tirato su un e-commerce, fa spedizioni anche da fuori Caltanissetta. Eh, abbiamo lavorato, per esempio, anche sui prodotti. Prima lui faceva tutte vendite da 10 euro, adesso fa dei bundle da 100-150 euro dove ti vende magari i prodotti per un mese o addirittura in abbonamento, quindi dice ok, ti piacciono questi prodotti? 150 euro al mese, paghi con PayPal tutti i mesi e ogni mese ti mando a casa i prodotti. Quindi quando fai il libro, almeno quando lo fai con Bruno Editore, non solo strutturiamo il libro, ma ti diamo anche idee per il modello di business per applicarlo, farlo funzionare, far sì che non guadagni i 100 euro in più, ma i 10.000, 20.000, 100.000. Ecco, l'obiettivo è quello, il libro deve fruttare anche perché è un investimento di marketing, quindi è giusto che, che ti porti un ritorno. Ottimo, qui chiedono anche, conviene spendere nelle sponsorizzate Amazon o no? Mm, allora, non mi piacciono un granché, non mi hanno portato grossi risultati eh, e ti spiego perché. Allora, a parità di spesa, cioè se devi spendere soldi, non li spendi verso Amazon per portare clienti Amazon ma li devi portare sul tuo sito, sul tuo book funnel. Quindi su Amazon noi facciamo i lanci gratuiti con le mailing list che abbiamo, con i canali che abbiamo, quindi senza spendere soldi e avendo già ormai grossi numeri. Ma se poi in una seconda fase dobbiamo continuare a sponsorizzare il libro mese dopo mese, non li mando più su Amazon, perché i clienti li voglio per me. Cioè se spendo 100 euro io voglio 50 lead, voglio 50 contatti nella mia mailing list, non nella mailing list di Amazon. Quindi spendo i soldi, sì, li porto sul mio book funnel, registro le persone, il numero di telefono, i miei ragazzi li chiamano al telefono e cerchiamo di vendere non più il libro, ma servizi da 15.000 euro. Quindi... No. Ottimo, direi che hai dato tantissimi spunti. <ride> Domanda Bruciapelo: Qual è Vai. la cosa più importante che hai appreso in questi anni di esperienza che però ha fatto una differenza impattante? Nella tua attività, business, eccetera. Allora, cavolo, che domande profonde. Eh? Eh, se sembrate Io, fate gli mi non, ingresso, non poi le domande sono profonde. <ride> allora, parlo di me. Per me è studiare, quindi prepararsi, leggere, capire, eh, non andare allo sbaraglio. Quindi, prima ho detto veloce: sì, veloce è meglio che perfetto, però neanche così veloce che non hai studiato, non sei pronto, non sei preparato, come tanti improvvisati che là fuori, ok, è il momento dei corsi, tutti a vendere i corsi, poi li vedi, quanta esperienza hanno in mm, dieci giorni. E qual, qual è il problema? È che non basta neanche studiare, quando vi ho fatto l'esempio del Bitcoin è studia ma applica, cioè devi applicare perché poi impari veramente solo applicando, sbagliando, perdendo soldi. Fare pubblicità su Facebook, eh, penso di aver perso più soldi di chiunque altro. Perché? Perché investiamo tanto, quindi tanti sono andati a vuoto, tanti lanci sono andati a vuoto, non hanno performato come dovevano, magari facevo lead più costosi. Cioè, ci, ci vuole tempo per imparare veramente poi sul campo. Eh, la prima fase la impari velocemente, ok? Studi due, tre cose e, e tutti diventano insegnanti, no? Però ti rendi conto di quando uno è insegnante perché ha letto un libro o ha fatto un videocorso di qualcun altro e chi invece non dorme la notte per raggiungere risultati. Eh, la nostra attività principale è fare libri, no? Però noi, per conto dei nostri autori, da allora gestiamo anche i funnel, quindi proprio tutto il sistema di marketing, le pagine web, le sequenze mail, i copy, de, per far sì che quel libro poi diventi denaro. E, mm. e dico sempre, noi non facciamo però... I consulenti, non, non ci sentiamo consulenti, noi siamo imprenditori. Ecco quello che io insegno o faccio per gli altri autori, per altri imprenditori, per altri professionisti, è quello che io faccio per le mie aziende. Quindi sono le mie notti insonni che per la mia azienda non mi hanno fatto dormire, ho dovuto affrontare i problemi, i costi Facebook che sono triplicati. Ok, prima li ho dovuti risolvere per me, poi li posso rivendere a terzi, applicare a terzi. Là fuori, la maggior parte dei consulenti sono come quelli di banca. no? Tu vai allo sportello di banca, gli chiedi come investire i soldi, lui ti darà i consigli che gli ha detto il direttore di banca eh, e ti dirà investi su questo, investi su quest'altro. Ok, ma tu li hai investiti, no? Eh, eh, quindi lui non è ricco, lui non li ha investiti, però dice a te cosa fare. Eh, siamo stupidi noi andare a chiedere a lui, ecco, questo è il problema. Quindi, stupido che si fa fregare dai finti guru e non va a vedere qual è la vera esperienza se l'hanno fatto cioè io sono il primo a scrivere libri e non uno all'anno ma ora anche di più cioè tre negli ultimi sei mesi perché il libro ancora di più negli ultimi anni funziona e quindi perché limitarmi a uno se ho il tempo e la voglia di scriverne tre vuol dire aumentare ancora di più la tua aumentare ancora di più il brand aumentare ancora di più i lead eh, rendere più facile anche vari angoli di attacco di quello che faccio no tu puoi arrivare al libro perché vieni dal marketing, vuoi fare marketing migliore, pagare meno i lead? Bene, il libro ti aiuta. Vuoi comunicare meglio quello che fai? Bene, il libro ti aiuta. Vuoi vendere di più? Il libro ti aiuta a vendere. Quindi avere più libri eh, su ogni angolo possibile di quello che è il tuo business. Bene. Cioè, ormai non è più devi scrivere il libro, ma è devi scrivere un libro all'anno come probabilmente anche voi state facendo. No? Ora c'è un nuovo libro con le interviste. Però fissarsi l'obiettivo di fare un libro all'anno, come vedete, lo fanno un po' tutti. Lo fa Alfio Bardolla, un libro all'anno. Eh, Kiyosaki ha scritto un mare di libri. Robert Allen ha scritto un mare di libri. Cioè, tutti i grandi, quelli famosi, sfornano libri continuamente. Ok, qual è il consiglio più importante che daresti per scrivere un libro velocemente? Il consiglio è facile, perché è partire dalla propria storia. Quindi, capire chi sei. Eh, e non solo i successi, anche qui molti pensano, ah, ma io non ho la laurea, non ho ottenuto grossi numeri. No, parliamo delle sfide che hai superato. Ecco, a me interessa più i fallimenti, più le sfide, più le difficoltà. Perché se, se voi parlate, no, di, di quanto ci avete messo a costruire un gruppo, un'identità, un brand, no, magari c'è anni di lavoro e anche lì di problemi, di sfide, di fallimenti, però poi ce l'avete fatta, no. E penso che ognuno di, delle persone che ci sta ascoltando in questo momento nella sua vita ha avuto grossi problemi economici, familiari, relazionali. Però siete qui, ce l'avete fatta, l'avete superati. Ecco, le persone quando leggono un libro vogliono immedesimarsi e ti immedesimi se vedi che anche lui ha avuto un problema e l'ha risolto. Quindi tu hai bisogno di quello scatto per capire come risolverlo. È quello che si chiama il viaggio dell'eroe, no? Sicuramente ne avrete parlato. Sì. Nelle sì, vostre compiti. In questo libro forse ne parliamo. Eh, esatto, il Viaggio dell'Eroe è fondamentale. Quindi, il Copy Adventure ce l'ho, ce l'ho, me l'avete mandato. E, il Viaggio dell'Eroe è fondamentale, ce l'hanno tutti, è la trama di ogni film di ogni storia, e, ed è facile alla fine devi raccontare te stesso, quindi come tu sei arrivato a quei risultati, alle tue competenze, eccetera. Perché se un libro è troppo tecnico, poi è noioso. Noi c'è un libro che è un mix tra competenze, tecnicismi, ma anche storie personali, diventa un libro unico, interessante. Eh, fa innamorare dell'autore, che poi è fondamentale se vogliamo che la relazione prosegua dopo il libro con altri business, con altre cose. Quindi, sì, eh, infatti, la nostra idea di Maghi è nata prima dal libro. Poi, dopo che abbiamo scritto il libro, abbiamo detto: Vabbè, ora ci dobbiamo vestire anche da Maghi. <ride> Quindi, è stata una sfida un po' iniziale, perché ovviamente. Eh sì. sai, devi superare un po' il giudizio degli altri eccetera però poi adesso è normale se non ci facciamo più sì. <ride> eh ok altra domanda allora, visto che a questo punto saltiamo un po' la programmazione vai, vai. No, è, è nata così nel senso a questo punto visto che quasi per caso è sorto il nostro libro che ovviamente parla anche dello story writing quindi l'unione dello storytelling con il copywriting e visto che tu ne hai letti tanti eh Cosa ne pensi della comunicazione, dell'efficacia comunicativa di questi tre pazzi chiamati maghi? <ride> allora, eh, a dire la verità non, non so tantissimo di voi, ho letto appunto qualche libro eh, però mi piace molto il, il brand, cioè ecco, siete tra i più caratteristici che ci sono. Il vostro brand, anche incrociato una volta solo, una volta sola rimane impresso. E il fatto che Vedo oggi per la prima volta in questa diretta, perché non ne ho viste altre, che eh, vi vestite anche da maghi. Secondo me è una cosa molto carina, molto memorizzabile. No? Cioè, è difficile che appunto vi si incrocia e vi si dimentichi. Quindi, questo è molto utile. In generale, la comunicazione è un po' quello che dicevo prima: avere chiare le idee su chi sei, quindi il brand e poi comunicarlo tramite il libro, tramite i comunicati stampa, i giornali, i social. A quel punto, quelli sono canali per farlo. E, e da lì, una volta che hai fatto questo, ti rimane solo da scalare il business. Quindi, se tu crei un sistema che, che noi chiamiamo il book funnel, dove eh, spendi soldi in pubblicità, porti persone a scaricare il tuo libro, da lì vendi un prodotto che costi 200 euro, 1000 euro, 10.000 euro, non lo so, quello dipende da ognuno di voi. però se questa cosa funziona nel piccolo, quindi tu spendi 100, e incassi 200 euro di media, e lì basta aggiungere uno zero, un altro zero e magari spendi 30.000 in pubblicità e fai 200.000 euro di fatturato. Quindi quella è la sfida poi che, che ognuno di voi deve, deve arrivare a fare. Farlo funzionare nel piccolo e poi scalare con i numeri. Perfetto, oh, cioè. ora, ora siamo proprio nella fase di doverlo far scalare. <ride> ora si è consolidato, sono circa tre anni che insistiamo ovviamente. Eh. Non è andato tutto liscio, però già solo il fatto che siamo qui da tre anni e molti altri sono nati e sono morti dopo mesi vero è, è un significato ok abbiamo saltato un po di domande non so a chi tocca la prossima prego a voi colleghi Cabo, allora scoppa... eh, ti chiedo Giacomo abbiamo altre due domande che <ride> abbiamo finito quindi vai, per vai, darti vai. a livello di tempistica allora se te, ti chiediamo se avessi la possibilità di poter tornare nel passato per incontrare te stesso dieci anni fa quali consigli gli daresti? Ma e che domanda, è il ritorno al futuro. Al no, ogni tanto lo fanno quando ti dicono eh, ritorna dal bambino interiore, no? da quello che aveva dieci anni. Ora, a uno di dieci anni fa ne avevo 35, n non ho molto da dire, nel senso che era già sul pezzo e non dico uguale perché mi, mi sento molto cresciuto, migliorato con la testa ampliata. Forse dire, direi sì, di, di fare più esperienze alla fine. Ecco, cosa è cambiato in questi dieci anni? Perché il business già funzionava molto bene. Eh, ero focalizzato e mi piaceva il team, cioè già, già era tutto ok, tutto perfetto. Cosa è cambiato in questi dieci anni? Ti direi la grandezza dei miei pensieri. Allora, dieci anni fa ragionavo sul milione di euro. Eh, mi ricordo quando facevamo chiacchierate con, con il mio amico Alfio Bardolla e io dico, ah, sto, sto ragionando sul milione, e lui mi dice, io sui dieci. Va ah, <ride> bene, Comunque è bello no? avere lo stimolo. A eh. uh, un certo punto, ok, un milione era ro roba ormai quasi scontata, e dico, Alfio, sto ragionando su come fare dieci milioni. E dico, ti ho preso, no? E io sto già ragionando e frequentando persone da cento milioni. E che cazzo? <ride> e, e, e così via. Allora, negli ultimi due anni sarà anche Milano, che ha un'altra area molto, mo, molto profumata di business, dove le persone sono molto concentrate sul business. I miei amici normali vanno dai 100 milioni a un miliardo e mezzo, ma persone che vedo la sera a cena, dove sotto i 100 milioni quasi sono l'unico. E questo è molto interessante perché ti apre la testa completamente, cioè quando frequenti persone che un milione lo fanno in un giorno o in mezza giornata, cazzo, cioè <ride> cerchi di respirare, di capire cosa, cosa, cosa pensano di diverso, perché non è tecnica, non è, non è più strategia, non è io ho 100 venditori e tu ne hai 4, no, è un'altra testa, quindi... Avere la testa più larga, avere degli standard più elevati eh, fa veramente la, di la differenza. Eh, mi ricordo quando, forse sì, una decina d'anni fa, ecco, eh, avevo degli amici che erano genitori di, di miei figli a scuola e mi dicevano, ah, dove vai in vacanza? Ah, vado qui, e ah, tu dove vai? San Moritz. Ah, come ci vai a St. Moritz? Da Roma, quando abitavo a Roma, diceva, in jet. Ma con un tono che, eh, come dire, vai, vado in taxi. e eh, No, vado in jet. E per me non era normale. Ecco, quindi la differenza è cosa tu oggi consideri normale. È normale un, una casa da 5.000 euro al metro quadro o è normale 50.000 euro al metro quadro? Perché ho visto tante case, ho vissuto magari pochi giorni, magari in affitto, magari per qualche giorno, case da 50.000 euro al metro quadro. Quindi cosa fa la differenza? Sono più belle sicuramente, probabilmente è più la zona, la vista. Eh, il centro di una città però ecco magari per molti già 5.000 euro al metro quadro è, è fuori norma eh, chiaramente a Milano 5.000 non trovi niente a Milano la normalità è 10.000 euro al metro quadro se vai a Reggio Calabria ho amici di Reggio Calabria che mi dicono che con 10.000 euro ci compri 50 metri quadri cioè. e quindi è, è un mondo di differenze pazzesche e quello che però tu ritieni normale fa enormemente la differenza in quello che poi riesci a vendere, perché se tu non credi nel vendere un prodotto da 15.000 euro, eh, figurati se, se riuscirai mai, è già difficile di suo, se non ci credi tu per primo, è finita. È così, no. infatti. <ride> ok, ok, ultima domanda, Ultima domanda Carlitos, a te. Mm anche inventarla di sana piano no 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 vabbè ma no, questa è, è importante fatto. passiamo dal passato al futuro cioè... esatto, infatti infatti, vabbè, cioè, infatti, era proprio questo cioè se, secondo il, il tuo punto di vista Giacomo il, che, cioè, che trend pensi che possa esserci in merito al tuo settore lato ebook book funnel libri quello che poi ci hai condiviso oggi allora, no, nonostante sia un fan del digitale e il papa degli ebook, penso che la carta continuerà a esistere, così come continuano a esistere i giornali, come continua a esistere la radio, no? Si diceva, è arrivata la tv, adesso la radio morirà, invece no. È arrivato internet, morirà la tv, invece no. Quindi non morirà neanche la, la carta stampata, e va bene così, ci sono dei libri che possono essere belli solo stampati, no? libri fotografici, eccetera. Lato marketing, invece... Cambia tutto da un minuto all'altro, quindi nuovi social, ora allora, i vecchi social stanno fallendo, ho no? visto Twitter, Facebook st stanno licenziando decine di migliaia di persone, so sono in crisi, chissà cosa ci aspetterà, il mondo va così veloce che tra dieci anni magari esisterà cose che neanche pensiamo, magari il metaverso esploderà oppure è tutto un bluff, ecco, no. non riesco a esprimermi sul metaverso perché. Ancora faccio fatica a capirlo realmente. Cioè adesso fin finché almeno una Apple non farà dei visori che porteremo tutti non esisterà un vero metaverso. e Quindi ancora non, non ci credo appieno. però magari treci anni. Sì, tredici anni sarà normale. O per i nuovi bambini di oggi che vivono su Roblox, sarà normale stare nel metaverso, fare amicizie online molto immersive e vivere in mondi paralleli. La formazione potrebbe giovare molto del metaverso perché. Bello, oggi abituati, ci siamo abituati a fare le formazione via Zoom, o in diretta, e magari domani con gli occhialini dentro un'aula virtuale, insomma, è ancora più immersivo, sarebbe molto bello. Lato marketing, credo proprio che chi non farà un libro o chi comunque non dominerà questo mondo nuovo digitale sarà fuori mercato. Quindi il commercialista, il dentista, il negoziante, il consulente che non ha fatto un libro. È totalmente fuori, non, non, sarà in mezzo a un deserto, anche se fa il sito web sarà un sito web bellissimo in mezzo a un deserto, quando noi siamo tutti invece su Amazon, quindi sul centro commerciale più grande del mondo, piena visibilità, 600 milioni di clienti che passeggiano per queste vie, quindi bisogna veramente fare questo passo perché se no si è fuori, isolati, si rimane anonimi, si rimane il signor nessuno. Ottimo, ottimo. Giacomo, allora, prima di salutarti, ti chiediamo se qualcuno di coloro che ci sta ascoltando, o che ascolterà, riascolterà questa intervista, se, se volesse continuare a seguirti sul web, come può trovarti? Sì, sicuramente, vai sul nostro sito www.brunoeditore.it, scoprite un po' come funziona il nostro mondo editoriale, come pubblicare un libro, cosa possiamo fare per voi, Amazon, uscire sulla stampa, le agenzie, eccetera. tutto il lavoro di personal brand che vi ho spiegato in questa oretta. Lo possiamo fare noi per voi, anche scrivervi il libro se vi serve, quindi con i vostri writer eh, diamo servizio completo. In sei mesi arrivi all'obiettivo con certezza e garanzia. Per tutti gli altri anche social, quindi Instagram, TikTok, Facebook, dove vi pare da qualche parte ci sono, se cercate Giacomo Bruno su Google, quanti ne volete di risultati di video, Forbes, TG1, Camera dei Deputati, insomma, no, non c'è materiale che manca. <ride> E quindi possiamo rimanere in contatto. Io rispondo a tutti. Scrivetemi su Instagram, probabilmente è il canale che preferisco per i messaggi privati. Quindi se avete una domanda, volete scrivere un libro, mi iscrivete su Instagram, vi risponderò personalmente. Perfetto. Okay. Allora, ragazzi, prima di darvi, eh, se qualcuno di voi non avesse ancora il nostro libro, potete trovarlo su www.imaghidelcopi.ett slash libro. Eh, quindi potete immergervi nel mondo di Copiland acquistando il libro per poi scoprire cos'è il mondo di Copiland e quali vantaggi può portarvi a livello di comunicazione efficace e scrittura persuasiva detto questo noi salutiamo Giacomo Giacomo è stato un piacere averti con noi eh, grazie dire, ragazzi salutiamo. un saluto a tutti grazie Una a te. Ciao, ciao. Oh. ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao